E conosce piuttosto bene la situazione sammarinese, tra l'altro ha avuto modo negli ultimi tempi di studiarsi tutte le normative inerenti al decreto che il quesito referendario intende abrogare, ma anche alla legge istitutiva del 2011, ed era già al corrente nelle visite precedenti che aveva fatto a San Marino dei pregressi, cioè della legge 158, con cui nel 2005 per la prima volta si tentava di istituire a San Marino un secondo pilastro pensionistico a gestione privata. Faccio una brevissima cronistoria, perché poi lasciamo subito la parola a Beppe. Dunque, nel 2005 quella legge fu poi successivamente abrogata, nel 2006 venne abrogata in seguito ad una raccolta di firme molto consistente da parte di comitati referendari. All'epoca il referendum non si tenne proprio perché appunto il governo successivo decise di abrogare la legge proprio per evitare di dover andare alle urne a confrontarsi su una tematica di questo tipo. Nel 2011 è stata fatta la legge istitutiva del Fondis, noi lo ribadiamo chiaramente perché anche in questi giorni i comitati per il no hanno pubblicato diversi articoli in cui sostengono o cercano di far intendere al pubblico che noi si intende abrogare la legge del 2011. Non è così, intendiamo abrogare il decreto fatto ad agosto scorso nel 2013, che va a modificare alcuni punti mirati, tre articoli, due commi di un articolo e due altri articoli interi, e però pur andando a modificare così poco all'interno della legge, modifica sostanzialmente tutto lo spirito della legge. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei comitati per il sì, come dire, limitando i paletti e i tentativi di avere più certezza possibile nel rendimento, nella gestione, nella sicurezza di questo fondo, e quindi andando a minando la stessa, la stessa tenuta del fondo stesso. Beppe affronterà diciamo nel dettaglio alcuni appunto gli articoli di questo decreto e farà soprattutto una discussione generale proprio per parlare del rischio che spesso e volentieri si collega a questi fondi pensionistici. Poi so che a lui non piace, ma io lo dico perché mi fa piacere, all'ingresso ci sono in vendita i suoi libri che io consiglio a tutti, soprattutto appunto inerente a questa tematica, La pensione tradita, sottotitolo Conti alla mano perché conviene tenersi il TFR. Guadagni un euro. Sì, il prezzo è popolare, in linea con lo spirito e la disponibilità di Beppe. Lascio la parola a Beppe Scienza, ringraziandolo, magari chiedo un applauso per ringraziarlo per la sua disponibilità. Abbiamo una famosa sirena con Stalin, il quale va a parlare in un colcos da qualche parte, e Stalin, Iosif Vissarionovich Jugoslavski, detto Stalin, ecco, no? E lo applaudono, e diciamo, cosa mi ha proibito, non ho ancora parlato. Io l'ho vista, la cosa l'ho vista anche lei, questa sinetta con Stalin che si vede scritta. Allora, io pensavo, il titolo è molto provocatorio, non è la prima volta che parlo di presidenti. Ma posso parlare senza microfono? No, perché devi parlo col microfono, no? Mi sento disagio, ne parlo senza microfono. Allora, il titolo provocatorio, io non è la prima volta che parlo di questo argomento della previdenza, anzi mi occupo di risparmio e previdenza, con Bastiano Contralti mi occupo di questo. E mi preparavo l'intervento, ho deciso di cambiare un po' impostazione questa sera, se non mi annoio. E allora fare un discorso non lungo, 10 minuti, però. Il tema è questo, il tema è che sono il decreto legge del 20 agosto 2013, in sostanza, detto senza cattiveria, permette maggiore libertà ai gestori, scusate, un credito italiano, permette ai gestori esteri, gestori assicurativi, una banca proprietaria privata e attività amministrative esterne. Va bene, parliamo dopo di questo.
Il punto è questo qua. Ma che cos'è la previdenza integrativa? Perché si parla di previdenza integrativa? Cos'è diversa la previdenza integrativa semplicemente da risparmiare i soldi per la vecchiaia, no? Si è sempre fatto, insomma, no? Di mettere da parte i soldi per la vecchiaia. Quando è che si può parlare di previdenza integrativa? Allora, a rigore, in senso stretto, un prodotto previdenziale sarebbe un'assicurazione per il caso di vita. Cioè l'assicurazione per il caso di morte fa avere dei soldi a uno, ai suoi eredi, quando muore, quella per il caso di vita fa avere dei soldi a lui se vive molto a lungo. Perché l'assicurazione per il caso di morte copre il rischio che uno muore e non è più in grado di mantenere chi mantiene, quello per il caso di vita copre il rischio che uno vive tanto a lungo che non è più in grado di mantenere se stesso. Questa è tradizionalmente la situazione per il caso di vita. Di fatto le assicurazioni per il caso di vita, quelle previdenziali, le polizze vita previdenziali, diciamo italiane per intenti, ma non solo italiane, non funzionano perché le hanno svuotate di contenuto assicurativo. Perché di per sé un'assicurazione per il caso di vita, se uno muore prima, perderebbe tutti i soldi che ha messo, come nella pensione pubblica. Nella pensione pubblica uno paga i contributi e se muore prima e non ha l'università, perde tutti i soldi che ha messo. Questo rendeva molto difficile negli anni passati vendere queste polizze vita, per cui le hanno svuotate di contenuto assicurativo. Nel senso che hanno per me si chiama tecnicamente contro assicurazione, vuol dire che se anche uno muore i soldi li prende lo stesso. Hanno permesso di riscattare i soldi anche prima della fine. Hanno permesso di scegliere il capitale anziché la rendita. In pratica sono diventate delle forme di risparmio non previdenziali alla fine. In Italia cambia qualcosa nel 2001 e cambia anche poi dentro dell'Europa, viene fuori qualcosa, in generale i settori europei, anche la Germania, c'è la Riester-Rente, la rendita di Riester in Germania, no? Diciamo, bisogna fare qualcosa perché il sistema previdenziale non regge, che uno deve fare qualcosa per integrare il sistema previdenziale. Di per sé, ripeto, quello che si è fatto per decenni, di risparmiare, vabbè, tu risparmi lo stesso, capito? Risparmi un pochino. Allora qui c'è un'idea anche un po' paternalistica, che uno non è capace a gestirsi, no? Che lo Stato deve comunque intervenire, porgli dei vincoli, perché se no da solo spende tutto e non avanza niente. C'è un po' questa idea qui dietro. C'è chiaramente questa idea dietro, perché se no, diciamo, ognuno fa quello che vuole, no? Allora, cosa hanno di caratteristico i fondi IS a San Marino, i fondi di pensione in Italia, la Riester-Rente in Germania? Hanno il fatto che uno, ci sono dei vincoli temporali, uno non può riprendersi i soldi subito, uno mette i soldi e non li può riprendere, mentre invece un fondo comune mette i soldi e li prende, uno compra un titolo, mette proprio e lo prende, non solo non può riprenderli, addirittura quando arriva all'età della pensione e smette di versare soldi, perché smette di versare i contributi, smette di versare soldi, di regola non può riprendere quello che si ha montato, tutto quello che ha, no, non può riprendere anche quello, no, non può riprenderlo, deve convertirlo alla rendita vitalizia, che quindi prenderà pian piano, mese dopo mese, se vive. Quindi, grosso vincolo temporale, cioè una, come dire, legarsi le mani, no? Uno si lega le mani. Dietro c'è un'idea che questo sia sensato. Allora io sono un fortissimo detrattore del risparmio gestito, dei fondi comuni, dei fondi pensione, delle polizze vita, eccetera. Ma dietro non è che sia totalmente privo di ogni senso, no? Dietro l'idea che hanno dietro a monte c'è un'idea anche accettabile. Anche il comunismo è un'idea anche accettabile. Poi quello che citavo prima, che viene dalla Georgia, l'ha sistemato un po' male il comunismo, perché l'idea era anche accettabile. Così il fondo pensione, come il fondo comune, parte dall'idea accettabile. Ma passo è troppo fuori. Allora, l'idea della previdenza integrativa è un'idea, adesso lasciamo perdere i fondi comuni, l'idea a monte dei fondi comuni
e che mettendo i soldi insieme, se gli si dice uno solo tanti soldi, fa delle, come dire, economie di scala. Cosa teoricamente possibile, purtroppo quello lì, anziché preoccuparsi di fare economie di scala, si preoccupa di rubare. Adesso non parliamo di fondi comuni, parliamo soltanto dei fondi pensione. E dei fondi pensione è che c'è un vincolo temporale, uno è obbligato quindi a aspettare degli anni, quindi è obbligato ad arrivare alla pensione, che viene premiato da questa sua attesa con dei vantaggi fiscali, viene premiato dal fatto che lui accetta di vincolare i suoi soldi per degli anni. E un livello sociale dietro, non insensato, e non insensato, non insensato. Poi realizzato in maniera, ma non insensato come partenza. Dire, la strada all'inferno, la strada all'inferno e la stricata alle buone intenzioni, va bene. Nella fase di accumulo, sarebbe come uno non è ancora in pensione, è giovane, magari anche contando, insomma, relativamente giovane, no? Versi i soldi, è fondo, o piano di previdenziale, fondo, fondis che sia, fondis o fondo pensione, un qualche fondo, sì, ma no, versi i soldi, non può prenderli, si accumulano e intanto vengono gestiti. In questa fase qui un fondo pensione e il fondis stesso, come tutti gli altri, non ha nulla di diverso da un fondo comune di investimento. Ha delle quote, ognuno sostiene le quote, queste salgono o scendono col prezzo, il fondo investe in dei titoli, azioni, obbligazioni, eccetera, qui ve lo dico, e come non ha niente di diverso da un fondo comune di investimento. La diversità è questo vincolo che uno non può prendere i soldi, che, come dire, uno ha la sensazione, anche la certezza soggettiva che il gestore ruba e non può riprendersi i soldi, no? Cioè è una cosa, insomma è una cosa pesante questa cosa qui, perché c'è l'idea che se lui si prende i soldi li spende tutti, usando normalmente se sputtare, comprando chissà che cosa, e poi non ha niente per la sopravvivenza. Quindi ripeto, c'è un'idea paternalistica dietro, no? Che il cittadino, insomma, in Gran Bretagna forse si è sudditi, mi diciamo cittadino, lui diciamo cittadino, forse anche in Spagna dico cittadino, credo, non so, anche se è una monarchia, che aveva anche l'ordine di cittadino, il cittadino deve essere tutelato dall'essere spendaccione. Anche questa non è una follia, perché in effetti va ad avere un senso questo, no? Ma poi arriviamo al referendum, da questo arriviamo in breve al referendum. Ora, l'adesione al fondo pensione, alla forma previdenziale, può essere o forzosa, obbligatoria o libera. Sul fondis è obbligatoria. In Italia, una volta che uno ha aderito, che ha trasferito il DFR dentro un fondo pensione simile, diventa obbligatoria, perché appunto non può più smettere di versare dei ferri, no? Per tutta la vita. Dico sempre, se un ragazzo che trovasse un lavoro di 7 mesi in Italia all'età di 16 anni e lavora per 7 mesi, non fa l'opzione per tenerselo, fino a 66 anni, cioè per 50 anni, si trova bloccato. Va bene. Oppure può essere libera, va bene. Anche qui l'idea che possa essere, se essere libera, quindi allora se l'adesione è libera, lo Stato premia con i vantaggi fiscali chi sceglie di legarsi le mani per tutelare anche la sua vecchiaia, va bene. Se è obbligatoria, un po' peggio se è obbligatoria, cioè, perché è obbligatoria? Di nuovo per l'idea che uno da solo non risparmia, va bene. Cioè va bene, non va bene, insomma la cosa ha un senso e è indiscutibile, ma ha un senso. Qui c'è aggiunto per una cosa, di per sé quello che ho detto, che uno deve legarsi le mani, investire i soldi, magari obbligato a farlo, non può prendere più che va in pensione, anche quando ha la pensione non può prendere come il TFR in Italia, in maniera diversa, non può prendere, ma deve trasformare una renta vitalizia. Questo di per sé, anche se la cosa non è nota per quale nessuno lo dice, salvo nei testi,
Fiore, Santo Pino. Non obbliga alla gestione. In Australia, negli Stati Uniti, per esempio, esiste una forma di previdenza integrativa dove uno apre un conto e sceglie lui cosa comprare. In Italia, per esempio, una persona prudente comprerebbe buoni futuri postali, anche un savarinese non potrebbe comprarsi in Italia buoni futuri postali. Non può prelevare per dare la pensione, non li preleva, ma ha scelto lui cosa fare. Purtroppo a San Marino, come in Italia e come in Germania, se uno sceglie o non sceglie, comunque, se uno entra nel sistema di previdenza integrativa, non può fare scelte. A San Marino nessuna. In Italia può scegliere un fondo diverso dall'altro, può scegliere un comparto azionario obbligazionario, in Germania anche con la lista del rente può fare qualche scelta, può fare, di massima, no? Può scegliere l'indirizzo, voglio più azioni, voglio meno azioni, va. Allora, è qui che arriviamo al problema che riguarda San Marino, che riguarda il referendum. Quando io pongo, cioè quando un sistema vincola così tanto, vincola temporalmente, non posso andare via quando voglio, vincola addirittura in maniera coercitiva a monte, devi versare per forza i soldi, vincola che ti obbliga a farti gestire, e a saperlo in particolare a farti gestire, è una cosa pubblica che va anche bene, che il principio che la gestione sia pubblica, se è pubblica è meglio che sia privata, d'accordo? Però vincola così tanto, beh, allora, metti tutti questi vincoli, beh, almeno metti qualche garanzia, metti qualche controllo, metti un po' di trasparenza. In effetti, garanzie lo Stato tende a non metterne, perché sennò uno Stato, piccolo o grande, garantire lui risparmi presidenziali, gestiti da altri, eccetera, quindi garanzie già tendono a metterne. Controlli, qualcosa c'è, certo, c'è sempre qualcosa sulla carta di controlli, trasparenza molto poca, a San Marino quasi niente, in Italia briciolino di più, ma in maniera proprio omeopatica, di differenza. C'è un obbligo di un rendiconto finale in cui a grandi linee le percentuali, tutto. Il problema è questo e riguarda i fondi comuni di investimento, i fondi pensione, le polizze vita. Se io affido i soldi a un altro, no, non io, al mio amico Marco di Guerra, che conosco bene, che sa questi soldi, non è, ma io in tanti, se no, molte persone affido i soldi a degli altri, a società. Perché mai il gestore non dovrebbe rubare? Ecco, questa è la domanda di fondo. Perché mai il gestore non dovrebbe rubare? Si potrebbe dire perché è onesto, risposta debole, perché se il gestore è onesto arriverà un aspirante gestore disonesto, furbo, ruffiano, intelligente e riuscirà a prendere il suo posto. A ruffiano si dirige sopra di lui, come capita negli stati e nelle aziende. Allora il gestore potrebbe non rubare se teme di essere scoperto. Quindi diciamo, se noi ti conosciamo tutti, insomma, può darsi, se noi magari mi conoscete tutti, è un po' più difficile, è una realtà piccola, è più difficile, questo è vero. Però dico che anche gli investitori di condominio rubino, anche i condomini con solo 6 alloggi, dico. Però, cioè, allora, la trasparenza è una cosa molto importante, perché allora almeno si scopre dopo. Dopo scopro, cioè ha rubato, me lo scopro. Certo, l'Italia ha un'esperienza di gente scoperta, mandata via, da tribunale, o che mi rendo conto, ma l'idea che uno possa essere scoperto un po' tratterrà qualcuno, trattiene qualcuno. Ora, qui arriviamo sul discorso dei controlli e trasparenza, arriviamo al problema di San Marino. Ecco, se qualcuno vuole, così. Non è il caso di San Marino, perché adesso non hanno preso, chissà cosa hanno fatto, a fondisti non hanno rubato. Hanno preso dei certificati del polio, sì, ma non hanno rubato, non hanno rubato. Il problema è cosa può capitare in futuro per voi. Italia è rubato. No, in Italia no, è appena iniziato.
ma anche l'Italia del fondo pensione estero degli insegnanti, che tuttora non investe nulla, non hanno rubato, il problema è dove esiste la cosa. Allora, io vi spiego così, se uno magari ha dei figli che non trovano a lavorare, gli spiego come può fare il delinquente. È un lavoro da degli spazi, insomma, detto che pare che verrà anche usato nel PIL, la criminale, a questo punto Savarino o PIL che scende potrebbe servire anche così, non so se fuori, non ci sono, se ne vengono fuori, io penso al futuro. Allora, come si fa a rubare rispetto a un fondo comune o un fondo pensione? Ripeto, il fondo pensione nella sua gestione fino alla pensione è come un fondo comune, cioè soldi messi in comune che vengono gestiti di disproporzione. La differenza è di vincoli. Allora, si ruba, vi dico come si va a rubare un fondo comune. La maniera più brutale è che quando io compro un'obbligazione, un'azione con l'intermediario a Londra, anziché pagare 98, dico, senti, facciamo 98 e mezzo. Lo 0,50 lo dividiamo i due. La cosa non è così frequente perché se se ne accorge il collega si vuole farlo anche lui. Se se ne accorge il capo ufficio vuole anche lui la percentuale. Quindi capita, ma non è frequente, comunque capita, tutti i casi attestati, casi dimostrati, perché ci sono casi che risultano questi, no? Cioè qualcosa è venuto fuori. L'altro sistema è che metto le scrivenze nel fondo, cioè faccio il favore alla banca che controlla, quindi gli metto quello che gli vuole che metta, delle obbligazioni che rendono poco, delle azioni che gli metto, faccio e ottengo qualcosa, qualche premio per questo mio comportamento evidentemente disponibile. La terza è più delicata, compro e vendo in continuazione, compro e vendo, sì. È cosa mia, se sono insicuro, se ho un carattere labile, faccio una cosa, voglio fare un'altra, è colpa mia, se non sono d'acciaio, non sono una roccia, una rocca, è colpa mia, compro, mi colpo io, ma no, come lo rivendo, ma no, è come comprare, è il mio carattere. E intanto la banca collegata con le quali compro e vendo guadagna su queste cose qua. Però la malafede, non si può dire la malafede, hanno messo un po' emotivo nel fondo, mica malafede questa, no? La terza cosa, clausole che riguardano i fondi pensioni italiani, per esempio, che potranno riguardare in futuro Fondis, io do da gestire una parte di patrimonio a delle società di gestione e metto delle clausole di commissioni, o accetto commissioni alte, o se metto delle clausole, questa è più perfida, vedete, i capelli scuri traggono in inganno, io ho 64 anni, mi ho questo materiale dal 1976, ne ho viste tante. Allora, e già allora mi ricordo, nel 1976, che quello che chiamo commissione di incentivo o commissione di performance, il 10% di quello che uno, quello del fondo guadagna, va al gestore. Quindi il fondo guadagna il 20%, il 2% va al gestore, il fondo guadagna l'1%, lo 0,1% al gestore. Cioè, vedete, così il gestore è motivato a far rendere molto. Frase di primo acchito convincente. Già, peccato che allora. Poi partiamo dalla parte prima della prima pagina. Non è che sia così facile far rendere tanto, ma è facile fare un'altra cosa. Io gestisco due fondi. In uno scommetto che la borsa perda, in uno scommetto che la borsa guadagni. O in uno scommetto che le azioni, vedete, difensive, alimentari, così, vadano meglio, e nell'altro scommetto che le azioni più aggressive, tecnologiche, vadano molto meglio. Faccio cose completamente diverse. Avrò da un lato un andamento sotto l'andamento di mercato, magari dall'altro sopra, perché faccio cose opposte. Dopo quello sopra prendo la mia provvigione di incentivo. Tac. E sugli altri la commissione normale.
Quindi il mettere qualcosa lì che sembra ragionevole permette, stimola più semplicemente, uno mi dà dei soldi da gestire e mi dice ti do il 10% di quello che mi fai guadagnare. Se io gli metto i titoli ad un anno che guadagno l'1%, mi dà l'1 per 1000, poco. Io scommetto tutto che il dollaro scenda. Se va male, perdo tutto. Se va bene, faccio il 100%. E il 10% viene di commissione. Questo partendo da un'idea che sembrava sensata. Do un premio a chi mi fa rendere più i soldi. Sembra sensato. Do un premio a chi mi fa rendere più i soldi. Non è sensato. Sì, che sembra sensato. Peccato che se non ha avuto i controlli, questo permette di al gestore di assumere rischi enormi, tanti soldi non sono fuori. Per male che vada perde i clienti, ma se va bene per il 10%. Tra l'altro mi domando se sul Fondis è previsto che se metti i soldi in fondi comuni gli vengono ristornate le commissioni di gestione. Ho guardato, non l'ho visto, però forse non l'ho visto, non c'è, forse c'è. Ma non è scritto in fondi del regolamento stesso che è obbligatoria il ristoro delle commissioni di gestione. Sarebbe bene che ci fossero queste cose qua. Allora, di fronte a questo per spiegare perché, allora ci sono degli studi in Italia di Mediobanca, dell'ufficio studi di Mediobanca. Mediobanca è un po' di Marchioni, ma Fulvio Coltorti, direttore fino a 2 anni fa dell'ufficio studi di RS, Tecnico Sviluppo di Mediobanca, dell'ufficio studi, è una persona di un'università adamantina e lui sono 15 ad anni che fa le pulci a riprendere il sito italiano mostrando tutti i disastri che vengono. Ha analizzato anche i fondi di pensione italiano e i fondi comuni regolarmente, ma questi anche dati internazionali danno gli dati comunque regolarmente. Se lo prendi il risparmio gestito, i fondi comuni e quelli di pensione, ripeto, nella parte prima della pensione sono uguali ai fondi comuni, vedi regolarmente che fanno un po' peggio o molto rettamente peggio dell'andamento dei mercati. Curioso. Allora, si può pensare che ci sia una... fanno peggio anche dedotte le commissioni ufficiali, che strano, cioè, si può pensare che nella media, mediamente, non gli storici, non gli incompetenti, ma incompetenti, è difficile scegliere l'investimento peggiore, perché vuol dire sapere quello migliore alla fine, alla lunga, no? L'andamento medio di tanti gestori sarà quello meglio di mercato. Se mediamente fanno peggio, sorgono dubbi sulla correttezza della gestione a livello su un altro livello consolidato, cioè globale. E poi uno non può vedere i movimenti fatti, perché i fondi comuni, i fondi pensione e poi il servizio di questa roba qua sono delle cose in cui uno non ha il diritto, salvo un pochino le gestioni patrimoniali individuali di cui parlavi tu, altrimenti uno non ha il diritto, di vedere che acquisti ha fatto e che vendita ha fatto il gestore. È come un condominio dove il condomino non ha diritto di sapere gli acquisti fatti, quanto ha pagato per il gas, quanto ha pagato per l'acqua, può solo sapere un totale, ha pagato tanto all'anno e viene 3.200 euro. I fondi comuni, i fondi pensione, fondisti, in base al regolamento anche, poi potremmo dire ma noi facciamo cose migliori, noi siamo più trasparenti. Informo che i fondi di banca etica non sono più trasparenti, no, tanto per dire, no, informo, ecco. È anche vero che un amico cercò di frammentare nel comitato di gestione di banca etica e non mi vollero dicendo che sono molto distruttivo. Ora se vuoi vedere il mio sito dove io consiglio per esempio costantemente i voli distruttivi postali, se fossi tanto distruttivo non consiglierei i voli distruttivi postali, così tanto distruttivo. Comunque anche nei fondi di banca etica non si possono sapere, cioè uno non ha diritto di sapere, non dico allo stesso momento per copiare, ma dopo cosa è stato comprato, a che prezzo, cosa è stato venduto, a che prezzo. Allora, in questa realtà qui, diciamo semplicemente di rischio di malversazioni, per non usare termini volgari avete grido di cui sono amico, diciamo solo di rischio di malversazioni, c'è il rischio che abbiano delle cose illecite e non vengono scoperte. In questa realtà qui, è come dire, più controlli ci sono, più vincoli ci sono, meglio è. Perché già devo ancora dire che almeno cerchiamo di
mettere dei paletti, insomma, no? Allora, a questo punto io, anziché continuare, spiegando quello che è continuare, questi sono i punti, poi anche il caso, per continuare, questo è un caso d'Italia, che in Italia c'è un tentativo di fare una modifica in qualche maniera simile, venne bloccata nel 2012, sulla presenza relativa. Anziché continuare, direi passerei la parola a qualcuno che vuole magari spiegare meglio il referendum in caso, dove però il primo punto, maggiori libertà di gestori, è pericoloso per tutto quello che abbiamo detto, che le libertà di gestori non possono controllarli. Permette di gestori esteri, vuol dire che posso anche avere gestori di Lussemburgo, non è che Lussemburgo io possa dire un giudice di Lussemburgo, chiedere, Lussemburgo ha 40.000 fondi comuni e 2-3 giudici, insomma, e non è nessun controllo, già in Irlanda è difficile, ma in Italia si deve fare qualcosa, no? Queste cose che avete visto, Cimbri indagato, cioè, sono così perché comunque c'è una prestatura, San Marino sicuramente è analogo, che come dire, è commisurata un pochino, è commisurata ai cittadini, Lussemburgo è commisurata ai cittadini, che sono pochissimi, non è commisurata tutta la tavola finanziaria, dovrebbe avere 50.000 giudici di Lussemburgo per i fondi che ha, dovrebbe avere. No, hai i giudici per le cose che riguardano il furto di Machelle, sì, papà, che è l'omicidio della convivente, insomma, per esempio. No? Anche le truffe all'interno di Lussemburgo, ai lussemburghesi, ecco, no. Allora, permettere i gestori assicurativi secondo me è una cosa meno grave, perché non sono peggiori gli assicuratori dei gestori di fondi. Ecco, la banca proprietaria privata invece, a me lo dico dopo, qualcuno vuole dire qualcosa? Interessato a queste materie qua, cioè risparmio previdenza, queste materie qua sono queste, e mi lascia il suo indirizzo di posta elettronica, io una volta in 2-3 mesi mando un'email su questa materia. Ma ne arrivano veramente poche le vie, Bene, io arriverei giusto qualche secondo, qualche minuto per entrare un attimo nel tema specifico di quello che succede con il decreto che noi chiediamo di abrogare, speriamo che venga abrogato, tanto che voi votiate tutti sì e non solo voi. Allora, in poche parole ha già detto quasi tutto, fondamentalmente, vengono cambiati, come diceva Roberto, alcuni punti. Secondo noi i punti fondamentali della legge e che ci garantivano della sicurezza, che oggi noi non vediamo più. Quali sono questi punti? Allora, in merito ai gestori, appunto, vengono inseriti i gestori esteri dal territorio di San Marino con questo decreto, che prima non erano previsti. Prima era previsto esclusivamente che il comitato amministratore, nel caso decidesse di avesse deciso di convenzionarsi con un gestore terzo, avrebbe potuto fare solo con un gestore interno San Marino, perché le soluzioni prima erano due, ovvero il comitato amministratore poteva decidere di gestire direttamente i fondi con un consulto gratuito di Banca Centrale, quale supporto tecnico, visto che comunque il comitato è un comitato di 9 persone nominate dalla politica, dalle associazioni sindacali e dalle associazioni datoriali, ma che non necessariamente sono persone esperte come il professore. Quindi non è detto che sappiano gestire i fondi, nonché non hanno le strutture. Per questo era stato previsto il supporto gratuito di Banca Centrale, che è stato tolto. Quindi diciamo che nella sostanza il comitato amministratore direttamente non ha la possibilità di gestirlo, non avendo strutture e non avendo persone interne che hanno competenze di questo tipo. Quindi è stata tolta la gestione diretta, la possibilità sostanziale della gestione diretta, è stata data la possibilità di esternalizzare fuori da San Marino, quindi un convenzionamento con gestori esteri. Questo comporta un problema secondo noi, che poi non è secondo noi, ma sono le carte che ce lo dicono. Come diceva il professore, dobbiamo tenerli sotto controllo questi gestori, perché si prendono le stecche, fanno di tutto e di più. Possono farlo. Possono farlo. E io da gestore lo so bene, non è vero.
Banca Centrale, arriva a Fiorentino, alla Cervaiola e a Dogana, a Serravalle. Non può arrivare in Italia, tantomeno in Lussemburgo, tantomeno in Irlanda, tantomeno a Malta e in altri paesi, perché è previsto che i gestori con cui connessionarsi con questo decreto sono tutta l'Unione Europea. Domani mattina entra la Turchia in Unione Europea, anche i gestori turchi possono... Basta Malta e Lussemburgo. Lo so. Però... E quindi i gestori, c'è anche questo problema che non possiamo più controllarli, e quindi le operazioni che vengono fatte con i nostri soldi non le possiamo controllare, verificare, perché Banca Centrale, ripeto, può arrivare ai confini dello Stato. Altro aspetto che a noi, che non è ancora stato citato perché abbiamo più che altro parlato dei gestori, ma che a noi preme molto, è la gestione amministrativa, perché è stata gestita in un modo alquanto dubbioso, lascia molti dubbi, nel senso che la gestione amministrativa con l'articolo 19 della legge alla quale noi vogliamo tornare, quindi la 191/2011, prevedeva che venisse fatta direttamente all'interno degli uffici dello Stato IS, che ha ben 993 dipendenti stipendiati, ci sono 1500 persone a casa, probabilmente molti lavorano anche in banca, e quindi quando ci vengono a dire non ci sono le competenze in territorio per farlo, secondo noi è una balla. Perché dico che è stato gestito in modo molto dubbioso? È stato gestito in modo molto dubbioso perché il 3 dicembre 2012, quando la legge ancora non lo prevedeva, l'Istituto Sicurezza Sociale, mediante i loro direttori, diciamo, ha già previsto di convenzionarsi con una società italiana che oggi ci costa ben 150.200 euro all'anno, avendo la bellezza di 0 dipendenti. Fa talmente tanto di quel lavoro che la struttura pubblica, quindi l'IS, ha dovuto fare una convenzione con il Fondis e si è dovuto convenzionare con altre persone che facessero il loro lavoro. Quindi noi paghiamo 150.000 euro di gestione con l'attività esterna più 70.000 euro di convenzione IS Fondis. Quindi 150 più 70, a casa mia fa 220.000 euro. E era stato già fatto contro, secondo il nostro parere, contro quello che diceva la legge, perché la legge prevedeva che lo facesse l'IS. Con il decreto 151 diciamo che questa cosa viene messa nero su bianco, perché viene data la possibilità dell'esternalizzazione di ogni tipo di servizio, possibilità di esternalizzazione di ogni tipo di servizio. Lo ripeto perché qui il comitato del no più volte ci ha tacciato che noi facciamo, diciamo le cose non vere, diciamo le falsità, diamo per scontate le cose. Non diamo per scontato niente, ma diciamo una gara d'appalto c'è, contro legge secondo noi, è stata fatta, i fatti sono lì, li potete vedere, abbiamo tutti i documenti anche pubblicati sul sito, e con questo decreto non fanno altro fondamentalmente che sanare quello che avevano già fatto, rendere possibile quello che avevano già fatto. Quindi noi vogliamo tornare indietro dicendo l'Istituto Sicurezza Sociale ha le possibilità di gestirsi amministrativamente gestisce amministrativamente tutta la questione del Fondis, secondo noi. Ma non solo secondo noi, anche perché noi chiedendo come mai, quali valutazioni siano state fatte da chi di dovere, ci è stato risposto che non sono state fatte valutazioni perché è stato dato per scontato che la struttura pubblica non avrebbe mai avuto bisogno del Fondis, non aveva mai avuto bisogno, quindi non ci pensiamo neanche. Altro aspetto abbastanza importante è la questione della banca depositaria, come diceva il professore, che era previsto fosse una prerogativa di Banca Centrale. Oggi, aggiungendo una piccola frase, viene permessa la possibilità di esternalizzare la struttura. A noi ci vengono continuano a dire che la responsabilità sarà in capo a Banca Centrale. Da nessuna parte l'hanno scritto, e quindi mi dica lei cosa deve fare. Tanto il termine banca depositaria non è certamente argomento di conversazione, colazione con i bambini o al bar. Però da banca depositaria il concetto è questo. Fino agli anni 70 i crack, le ruberie capitavano così. Uno affidava soldi in Italia, ma anche in Italia, uno affidava soldi a un gestore, cioè qualcuno che si presentava come capace di gestire i soldi, affidava i soldi e lui scappava con la cassa. In Italia c'erano esempi, Federici, l'Eurogest, Fratelli Canavesio, Istituto Fiduciario Milanese, Istituto Fiduciario dell'Isin, Cultrera, Sgarlato, c'era questo.
uno si offriva i soldi e poi scappava con la cassa. Anche qualche agente di cambio scappava con la cassa, eh. Allora, questa è una cosa che di per sé è giusta, dicendo, separiamo chi controlla la cassa e chi fa il gestore. Allora, c'è una banca, detta Depositaria, lì ci stanno i titoli, ci stanno le obbligazioni, CCT, VTP, Bundes, Bund, stanno lì la banca. Tu puoi gestire, ma tu non puoi prendere soldi. Tu puoi solo dire alla banca compra e vendi questo. Quando arrivano soldi, uno porta i soldi, li date dalla banca. La banca fa il conteggio, ci sono delle quote nuove e tu con questi soldi che hai puoi comprare qualcosa, ma non perdere i soldi. Quando uno chiede di investire, tu vendi qualcosa, ma è la banca che vende, incassa la banca, sempre la banca, e a chi vuoi uscire dà soldi per uscire, quindi non puoi scappare con la cassa. Puoi fare appunto quelle porcheriole che dicevamo prima, no? Puoi fare queste cose qua. Comprevendite, forsennate, però non puoi scappare con la cassa. E difatti, salvo qualche caso piccolo limitato, in particolare in Italia, dal 1984 nessuno è scappato con la cassa, perché la cassa serve alla banca. Però c'è un problema. Questo riguarda anche il caso che uno ha, si dice avere i soldi in banca. La frase ha due significati: avere i soldi nel conto corrente della banca, o nella versione della banca, o avere in una banca azioni e obbligazioni, loro varia. Nel primo caso, se la banca fallisce, sono messo male perché io sono della banca fallita. Nel secondo caso, la banca è fallita, la SIM è fallita, non si chiama fallimento, si chiama liquidazione, coatta amministrativa. Però, insomma, però è un processo concorsuale, vulgo fallimento. La banca è fallita, ma in effetti non sono della banca quelle azioni e obbligazioni, sono mie. Le banche le hanno le cose che hanno conti d'ordine, conti d'ordine le cose di altri. Come se io porto la macchina al carrozziere, il carrozziere fallisce, è la mia che ci rimetto la macchina. A rigore, anche se io porto dell'oro da un orafo per fare di lavorazione di oro, l'oro fallisce, l'orafo fallisce, quell'oro lì non andrebbe perso, se c'è ancora, perché è un conto d'ordine del gioielliere. Quindi i creditori del gioielliere non possono aggredire quell'oro che l'orafo ha, ma che non è suo. Con i creditori della banca non possono aggredire i BTP, CD, le buste di obbligazione, le OTI che la banca ha, ma che non sono sue. Sì, in assenza di malversazioni. Cioè, se tipo fallisce perché spende troppo a pagare i cassieri, spende troppo a pagare i guardiani, spende troppo a pagare gli uffici e è fallito. Ma quando uno fallisce malamente, cioè perché ha fatto pasticci, allora magari quelle obbligazioni che erano mie, quelle azioni che erano mie, le ha vendute per fare altra roba. Come dire, se uno aveva come banco Depositaria di Lehman Brothers, ricordo non erano banco, perché erano più, e quando poi salta, dice, ma io in effetti quelle ero, io ho depositato, cioè, ti diverti. Per cui la banca Depositaria deve essere solidissima, perché io sono delle cose molto grosse, perché se no, ripeto, è controllata, di vigilanza, fai i controlli, cioè, come dire, sarebbe meglio che le attività di fondi fossero la banca di San Marino, la quale si può pensare non faccia mai prestazioni, non rubi soldi. Se li do a una banca di Malta, poi non capiranno, come dire, però chissà cosa fa la banca di Malta. Come funziona la vigilanza bancaria a Malta? Io non lo so, però non mi fiderei. Quindi per la Banca Depositaria è un problema. Poi magari queste cose qui non devo dire, questo è un discorso, evidentemente è un discorso, come dire, prospettiva, no? Perché poi, però, perché non poter la Banca Centrale di San Marino i titoli che sono i Fondis? Non è che Fondis. 500 miliardi di attività e aveva 12.000 titoli, no? Devo dire, può tenere, ma se assume una persona in più al massimo, dire, non è che lui, questo è per fatto. Dico ancora qualcosa, se lo continuo io.
scrivo io. Allora, ecco, in effetti io però, per ampliare un po' il discorso, ho qualche riserva ideale su come la presenza integrativa è realizzata, ripeto, in Germania, in Italia e a San Marino e in generale in Europa e non solo. Cioè, ci sono alcune cose che non vanno tanto bene e quindi a più forte ragione rendono quanto mai opportuno non ridurre i controlli, ma semmai aumentarli. Allora, la prima in effetti addirittura non attiene neanche i controlli, attiene proprio alla filosofia che ci sta dietro. Cioè, tutti i prodotti previdenziali che io conosco, fondisti compreso, sono qualche piccolissima eccezione di un fondo di un banca per i suoi dipendenti, non offrono garanzie a lungo, medio lungo termine con quanto all'inflazione. Magari offrono garanzie in termini nominali, garantito che tu non avrai meno di quello che hai messo, ma non in potere acquisto, in termini nominali. Ora, faccio notare una cosa, che l'inflazione in Italia, devo fare discorso anche per altri stati europei comunque, non tanto diversi, cioè diversi per gli storici magari, nell'arco del 1900 per tre volte l'inflazione ha distrutto o quasi distrutto i risparmi delle persone, compresi quelli previdenziali, ed è a cavallo della prima guerra mondiale l'inflazione ha distrutto il 70% del potere d'acquisto della lira, a cavallo della seconda guerra mondiale l'inflazione ha distrutto il 98% del potere d'acquisto della lira, infatti c'erano i centesimi, sono sparite, arrivano le lire, c'è quasi l'1%. A cavallo delle crisi petrolifere da 1985 l'inflazione ha distrutto l'84% dell'acquisto della lira. È vero che adesso c'è l'euro, ma ci sarà per un secolo, ci sarà per 30 anni, cioè chi lo sa. È un fatto che in un'ottica, diciamo, previdenziale, comunque risparmio a lungo termine, ma a più forte della previdenziale, visto che poi sono vincolato, non posso intervenire, non posso cambiare, e sarebbe quanto mai auspicabile mettere degli obblighi di investimenti che esistono, italiani come tedeschi o francesi, che difende il potere d'acquisto. Perché ripeto, nessuno è vissuto nel Novecento in Italia, e quindi anche a San Marino, perché anche a fare noi stessi, e neanche in Germania. In Germania forse un po' meglio perché lo so peggio prima, dal 40 di poi un pochino meglio, senza avere un periodo in cui i suoi risparmi sono stati colpiti pesantemente dall'inflazione, compresa le polizze vita, le polizze presidenziali. Trasparenza, abbiamo già parlato, i subappalti e i gestori. Allora, il Fondis permetterebbe ai gestori di fare loro, ho visto il regolamento, permetterebbe ai gestori di fare loro, di investire loro. Questo è positivo, perché come principio io se metto un gestore, un amministratore, deve essere capace di fare questo, se no cosa metto, no? In Italia non è proibito, l'amministratore deve delegare un altro, per conto. Perde il controllo su tutti i soldi, ne ho parlato. Ci sono i costi occulti, cioè i costi che vengono pubblicati, a parte che non ho visto in fondi su obbligo di pubblicare i costi, tutti i costi non ho visto, sapete da mettere secondo me, se c'è. Sarebbe da fare qualche modifica, no? Viene a parlare a noi, come avete invitato il padre, no? Italia sarebbe da morire, non c'è speranza, ma io secondo me ci potrebbe, è più migliorabile, è meno grave la situazione di partenza San Marinese, perché insomma c'è un solo fondo, è pubblico, va già meglio, no? Ma tu decreti,
Sì, ma poi con lo fondo pubblico, e in Italia è un disastro, per imparare le banche, disastro. Ci sono, dico, ah, ma sì, i costi sono dati, sono esplicitati dall'ISG, gli indicatori ti dicono i costi. No, non è vero, perché non tiene conto di vari costi, non tiene conto del compravendita, tiene conto di alcuni costi e di altri no. Per cui è una cosa che fa per i costi che passi quello che sono. È ormai uno strumento commerciale. La mia fiscale comunque non è mai sicura per il futuro, ma questo è come dire. Il computo datoriale che viene dato non è mai garantito, perché poi dipende dai contratti, come è scritto anche i fondisti, dipende dai contratti, molte volte contratti di lavoro, che può darlo o non darlo, va bene. E l'ultimo punto, l'ottavo punto è abbastanza grave, perché, insomma, è potenzialmente grave. In un mondo di tutte persone oneste, no, in un mondo di tutte persone normali, alcune oneste, alcune disoneste. Il fatto che quando io vado a fare la pensione o che siamo montati, cioè i soldi che ho messo da parte nel fondo, fondisti italiani, altre robe, fondisti San Marinero, italiano, poi questa cosa qui, se non è totalmente riscattabile, viene convertita in rendita vitalizia, non da me che vado, che ho 30.000 euro, 50.000 euro, 70.000 euro e voglio cercare nella compagnia di assicurazione che mi fa le condizioni migliori per convertire questo capitale in una rendita a quel momento lì. No, ma da uno che lo fa per tutti. Non è bello questo, no? Poi probabilmente farà anche delle gare d'appalto, sì, però... Ecco, l'ultimo punto invece, come dire, è un avvocato del diavolo, nel senso che effettivamente un sistema previdenziale di fondi pensione in effetti dovrebbe fare pesare di più la mutualità, ovvero Siri, come invece capita attualmente in Italia, a San Marino, non so, forse in Germania, questo aspetto qui non lo conosco, cioè come principio quando muore prima pensione deve perdere tutto, non recuperare, perché il principio della pensione è di giocare sulla puntualità, per cui chi muore il mese dopo aver fatto in pensione prende la pensione per un mese, chi muore 30 euro la prende per 30 anni, chi muore prende la pensione non la prende per niente, e salvo casi di reversibilità. E questa cosa qui permette di non dare nulla a chi muore prima, di dare un po' di più a chi vive più lungo, che è il principio dell'assicurazione per il caso di vita, di dare, di coprire il rischio economico, cioè, no, non esiste il rischio economico, vive troppo lungo, senza bisogno. Quindi semmai aggiungere componenti di mutualità in questo senso sarebbe anche una cosa opportuna, anche se la cosa non è gradita e elettoralmente non piace, ma come, allora io muoio a 59 anni e i miei familiari non prendono niente. Però se vogliamo fare una mutualità, può farla così. Questo qui è una cosa che ho sentito, magari... questa è una cosa carina, in Italia volevano modificare il regolamento dei fondi pensione, che è del 93, il Tesoro voleva modificarlo, e spensieratamente fece modificare altre volte, aprì una pubblica confrontazione. L'aveva fatto a volte per modificare i regolamenti di fondi comuni e alla pubblica consultazione rispose in quattro. L'AVI, Associazione Bancaria Italiana, Assogestione, cioè i fondi comuni, l'Associazione degli Assicuratori e Tra San Paolo, che si bello, rispondendo anche loro. Dicono tutti d'accordo, fanno qualche piccola modifica sul quarto coperto che doveva essere scritto, anziché scrivere comprare per comprare, qualche variante linguistica, nessuno importante, tutti d'accordo. E allora, improvvidamente, il Tesoro italiano, nel maggio del 2012, mise in pubblica consultazione il nuovo regolamento per i fondi pensione, che prevedeva di tutto. Prima definiva come titoli quotati, mercati regolamentati, anche i fondi comuni, che quotati non sono, non sono titoli. Poi,
ammetteva fondi comuni, fondi di fondi, 30%, di 20% di fondi speculativi, quasi tutto. Mise in pubblica consultazione questo nuovo regolamento, rispose l'ABI, rispose gli assicuratori, rispose gli affabbari, rispose di credito, rispose anche un quarto docente da qualche parte, e io me ne accorsi, feci un intervento nel blog di Beppe Grillo, mandai le mie 12.000, no, allora non mi vendono 10.000 email, e il tesoro italiano si vide 400 risposte dicendo: ma siete pazzi, siete dando in mano agli speculatori i risparmi degli italiani. A questo punto si fermò tutto questo, si smentì, perché diceva: noi pubblicheremo tutte le risposte che riceviamo, più nessuna, tanto delle volte sulla questione, e la cosa fu bloccata, non hanno ancora cambiato da allora il regolamento dei fondi pensione italiani. Ma qui adesso lasciare stare, se qualcuno vuole, se qualcuno vuole dire qualcosa, che dai. Allora, se qualcuno ha qualsiasi tipo di domanda sul Fondis, sul qualsiasi, che ne so, interrogativo o perplessità sulla legge per la quale, insomma, diciamo, sul decreto per il quale dovremo votare domenica, è benvenuto, giriamo col microfono, oppure insomma, se alziamo la voce ci sentiamo anche. E Beppe qua appositamente per affrontare qualsiasi domanda. Ci vuole qualcuno per rompere il ghiaccio? Ecco, lo rompo io, così almeno magari qualcuno... ecco qua. No, un piccolo riassunto, per se ho capito bene, perché così magari rispondendo a me risponde a tutti. In sostanza io ho interpretato che la legge del 2011 non è perfetta, perché non c'è la copertura dell'inflazione, non c'è la cosa della spesa, eccetera, eccetera, però è sicuramente meglio di quella che verrebbe fuori dal decreto. Mi sembra che questo concetto sia chiaro. Quindi, siccome noi dobbiamo lanciare questo messaggio qui, dopo il decreto che è stato fatto nel 93, la legge è sicuramente peggiorata. Quindi il fatto che noi vogliamo tornare a quella, e magari poi, visto che abbiamo avuto dei consigli, cercare di migliorare ulteriormente, lì sì che forse servono dei decreti per migliorarla, non dei decreti per peggiorarla. Io sono pienamente d'accordo, evidentemente, cioè soprattutto trovo pericolosi il punto primo e il punto secondo, che ti permetta molto più priorità ai gestori, che ti permettano gestori esteri che inibiscono poi il controllo a posteriori, cioè il fondo magari va male perché in seguito e non si capisce veramente come va male, insomma, e la banca depositaria, diciamo che, come dire, io do per scontato che se si danno da gestire a Morgan Stanley, così, Credit Suisse, BNP Paribas, questi qui ti fanno le loro buone creste, do per scontato. Che la banca depositaria fallisca è già più difficile, effettivamente. È un disastro perché non si perde tutto, no? Però anche lì è perché una sola banca depositaria, altre banche depositarie, certo che è complicata la cosa, però, cioè, la banca depositaria in genere, mentre il gestore in genere ruba, la banca depositaria in genere non fallisce, per farla molto semplice. Per cui il primo rischio è una certezza: se andiamo a gestire dentro di fuori, questi qui ci fanno i loro comodi. La banca proprietaria si può vedere all'esterno, certo, se capita un disastro, però i primi due punti sono tremendi, perché... Se qualcuno intanto vuole fare una domanda, intanto ti faccio una domanda io, come hai avuto modo di vedere anche sui giornali qua di San Marino, una delle spiegazioni da parte di coloro che sostengono invece questo decreto è che attraverso la possibilità di dare in gestione